alle battute finali di Cogoleto, la 7ª edizione. Siamo qui con l'amico Alessio, che oggi ci è venuto a trovare con un mezzo particolare. L'abbiamo testato, direi, oltre misura sulla prova esterna del giro che abbiamo fatto. Mezzo particolare. Ci è voluto veramente la sua esperienza, la sua bravura per portarlo dove siamo andati oggi. Il video ne darà naturalmente dimostrazione di quello che abbiamo fatto. Direi che tutto sommato il bilancio è stato positivo, siamo ormai sul finale, i ragazzi hanno cominciato a smontare tutto, ne approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, dallo scavatorista, da chi ha messo i picchetti, naturalmente dalle autorità locali che ci hanno permesso di fare questa manifestazione. Adesso sentiamo cosa dice Alessio di questo giro, è la prima volta che viene a Cogoleto? Ma il giro a Cogoleto l'ho visto altre volte così da ospite, però è la prima volta che lo faccio. È la prima volta che lo provi? Così, sì, in un terreno del genere sì, è la prima volta. È stata, diciamo, una novità. Conoscevo già la strada, non l'avevo mai fatta, però diciamo che mi sono trovato in mezzo e ormai ci abbiamo provato. È stata un po' dura, ma ne siamo usciti fuori in qualche maniera. Ah no, ce l'abbiamo fatta bene. Allora, dicevamo che è un mezzo militare con una luce a terra notevolissima. E di che epoca è questo mezzo? Questo è del 1977. Già un mezzo storico. Sì, già un mezzo storico, è scritto all'ASI, targa oro, diciamo il mezzo tutto originale, tranne il terminale che l'ho messo io momentaneamente per non rovinare l'originale, perché essendo un pochino più basso quello originale si raschia. L'hai perfettamente conservato o l'hai restaurato tu? Il mezzo era già ben conservato, io poi l'ho restaurato perché sono appassionato di ghiacce, dopo me l'ho riverniciato, però il mezzo era sano, devo dire. Ci vuoi raccontare qualche caratteristica tecnica del tuo mezzo? Sì, il Tensegauer è un mezzo della Stag Puck, ha un 2005 boxer rotata d'aria. Nasce in Svizzera? Nasce in Austria, e poi è dato in dotazione all'esercito austriaco, svizzero, Polonia, eccetera, con trasporto truppe, vari allestimenti. Questo qua in origine ha la capottina completa e poi l'ho tolta perché rischiavo di tagliarla nei vitteri boschi. E insomma, trasmissione importante il mezzo. Con i blocchi di differenziale di serie. Era prodotto d'aria. Era prodotto d'aria. Quanto è di cilindrata? È un 2005, 80 cavalli. Riduttore? Sì, ha riduttore, 5 marce più 5 ridotte, la possibilità di inserire 4x4 e i blocchi in movimento, sia l'inserimento che il disinserimento, e scarica le ruote con dei semiassi portanti, e con la cascata di ingranaggi, un po' come l'unico della Mercedes, che diciamo, il costruttore è Daimler, lo stesso dell'unico. Una bellissima luce a terra, tra l'altro, molto difficile da guidare, poi come vedremo, perché è molto caricato. Ha un baricentro molto alto avanzato. E molto sull'avantreno. Sì, 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 gli esterni sono proprio molto essenziali. Molto spartani. Richiamano veramente lo stile militare, in tutto e per tutto. Bella la cabina, guarda il posto di guida come è elevato rispetto alle solite macchine che utilizziamo per far fuori strada, caspita. È anche una bella visuale. Una bella visuale, sì, un po'... Motore centrale, questo compromette un po' magari il baricentro, però dal punto di vista strutturale direi che è una soluzione vincente. Può immergersi fino a quanto questo nell'acqua addirittura? Ha un impianto stagno teoricamente questo, ha un impianto stagno teoricamente. Dovrebbe immergersi parecchio. Fino al filtro. Bene, bene, complimenti ancora. Grazie. Beh, allora speriamo di rivederti anche l'anno prossimo. Volentieri, è stata una manifestazione molto bella. Grazie, grazie. Diciamo che questa è proprio l'ultima fase, quella conclusiva della manifestazione, quella con pochi minuti. Dove si fanno proprio resoconti, come si fa, i risultati finali, al momento di tutta la fatica rimane grande la passione. Esatto. Siamo da Gino a Cogoleto, il ristorante che tutti gli anni ci ospita, ci sopporta, ci coccola e ci ricarburano per affrontare questa
un tour de forza, per noi è un tour de forza. Adesso direi che potremo far conoscere direttamente i protagonisti, no? Parliamo della Rossella. Rossella, fai un cenno con la mano. Rossella, fai un cenno con la mano. Ecco, ecco. Permesso, ecco qua Jimmy che sta mettendo in ordine la cucina dopo questo tour de force della settima edizione. Dopo che ci avete asciugato tutto all'anima, ci avete spolverato tutto quello che avevamo. E noi dobbiamo solo ringraziare Jimmy e tutta la sua famiglia per tutto quello che hanno fatto in tutti questi anni per noi. Questa è la settima edizione, ragazzi. Qui è finito il Despolino e mi sa che è anche finita la trasmissione. Grazie di tutto. Grazie Jimmy. Grazie a voi.